Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il brano del profeta Isaia ci introduce all'insegnamento della preghiera perfetta, che è il Padre nostro, insegnato parola per parola da Gesù ai suoi discepoli. Quindi è la preghiera dei santi, è la preghiera dei peccatori, è la preghiera di tutti i credenti. Ma Isaia ci introduce, dicevo, facendoci capire che è efficace la parola che noi rivolgiamo a Dio, perché noi parliamo emettendo la voce e chi ci ascolta, i nostri simili, possono risponderci col suono della voce. Quando parliamo con Dio, noi non facciamo un discorso ad alta voce, possiamo pure farlo, ma non è necessario, perché il Signore legge nel pensiero. È il nostro pensiero che va al suo, è la nostra fiducia nella sua paternità. È la nostra superbia che si prostra davanti alla santità di Dio. Quando voi cercate una persona che sta molto in alto per parlargli e arrivate a questa persona, in quel momento voi pesate le parole. State attenti a quello che dite. Se dovete fare una richiesta, la fate con logica, con obiettività, anche con sentimento. Non è un disco che parla, è una persona, la persona è viva. Allora, così deve essere la preghiera, viva e rivolta a colui che ci ha dato la vita. Quindi non è soltanto
un semplice benefattore, un amico che ti ha fatto un favore. Tutto quello che esiste è per volontà di Dio, quindi anche la nostra persona. Allora siamo già davanti a Lui, e non solo, ma Dio non si ferma a guardare l'esterno, non sta a guardare come è fatto il nostro naso, le nostre orecchie, Lui sta dentro l'anima, è là che si realizza un sì, un no, un perché, un grazie, un ti chiedo dentro l'anima. Allora è lo spirito che prega lo spirito. Questo è importante, perché noi possiamo anche supporre che Dio è così buono, così paziente, che capisce già quello che vogliamo, anche se glielo diciamo distrattamente, e Lui ci accontenta. Bambino può fare anche questo discorso, ma insomma, una persona adulta, e quando parla deve sapere, deve pensare, deve metterci, come ho detto prima, il sentimento in ciò che dice. E allora dice Isaia: la mia parola, quando esce dalla mia bocca, ottiene l'effetto. Così è la nostra preghiera. Quando la rivolgiamo a Dio, ottiene l'effetto. Tante volte la grazia a noi, o le grazie, non arrivano perché noi non ci mettiamo questa partecipazione di anima. Dio sì, l'angelo custode sì, il santo a cui rivolgiamo la preghiera sì, la madre di Gesù sì, ci mette. Se parla ai tre fanciulli a Fatima, lei dice quello che veramente è il messaggio necessario per noi. E a Lourdes è la stessa cosa. Ecco perché sia Bernadette che i tre fanciulli rimangono attratti dalla figura della Madonna, dalle sue parole, dall'espressione del viso, dolore, amore, lacrime, dai gesti che compie, tutto si stampa a fuoco dentro il cuore di queste creature, perché la Madonna ha consegnato, ripeto, un messaggio che servirà per tutta l'umanità. È importante quello che Gesù dice a Satana, che l'uomo non vive di solo pane. La necessità del pane è per il corpo. Poi c'è la necessità dell'anima, che è appunto l'amore, l'incontro, il dialogo con Dio. Diceva il cardinale Colombo, che venne a presiedere il congresso eucaristico qui a Pescara: e io vengo a nome del Papa e vi porto la sua benedizione, parlava a noi gruppi di preghiera di Padre Pio. E dice: il Santo Padre è contento che voi portiate questo messaggio della preghiera nella Chiesa, perché dove la Chiesa prega è viva, dove la Chiesa non prega è morta. Una Chiesa che non prega è morta. Non parla con Dio, sfaccenda, sferruzza, corre, si consuma, ma non alza gli occhi al cielo. Ecco allora, voi quando pregate dite: Padre nostro, a volte quando si prega veramente con calore, non viene neanche spontaneo di continuare, viene da fermarsi dopo queste due parole: Padre nostro,
Dunque, i metodi della preghiera sono tanti e corrispondono per lo più alla spiritualità in cui uno viene educato. Spiritualità di contemplazione, di meditazione, di elevazione, di estensione, adesso sono. È lo spirito che si protende in tanti modi, questo vi sto dicendo. Nei primi secoli del cristianesimo, in Oriente, ci fu un grosso movimento di cristiani che pregavano ripetendo migliaia di volte una sola parola: Gesù, 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 Gesù. Come se stessero a scavare con martello e scalpello una roccia. Piano piano, piano piano la scavi, la spatti, entri dentro. Gesù, perché se noi chiamiamo, il Signore è lì, ascolta. Non sentiamo la risposta con l'orecchio, ripeto, però Lui è lì e sta a sentire. Che vuoi che io faccia per te? Ricordate i miracoli che opera, il cieco guarito. Che vuoi che io faccia per te, Signore, che io riabbia la vista? Gesù, Gesù. Detto con sempre più calore, più umiltà, più amore, più abbandono, vi ritrovate come abbracciate, le mani al collo di Gesù, proprio ve lo stringete, e allora continuate a dire Gesù, Gesù, e col pensiero chiaramente gli consegnate la richiesta: Gesù, proteggimelo, Gesù, guariscimelo, Gesù, convertilo. E continuate così. Dice Gesù stesso nel Vangelo che se anche non volesse concedervi quella grazia, alla fine vi accontenta per non sentirvi più. Ma Lui è contento se continuate, non è che gli dice: adesso date la grazia, fatene in pace, non mi disturbare. No, non è così. Ma Gesù dopo ti vuole dire, è Lui che ti parla, dice: hai visto? Hai capito? Io ho fatto quello che mi hai chiesto. Tu che fai? Gesù, quello che hai fatto tu. Tu hai usato la tua potenza amorosa per me. E io uso la mia umiltà amorosa con te. Io insisto, io resto attaccato a te. Una preghiera viva è la preghiera della Chiesa. Perciò c'è sempre la speranza dentro la preghiera. Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Tu fai in modo che questa umanità ti ritrovi, smetta di uccidere, di rubare, di mentire, di odiare. Venga il tuo regno. In paradiso si commettono peccati, no? E così dovrebbe essere la comunità dei credenti, dei cristiani. Dovrebbe essere una famiglia tutta unita in cui ci vogliamo bene e non ci scanniamo a vicenda. Come in cielo, infatti, dice Gesù, come in cielo, così in terra. Poi rivolgiamo alle necessità terrene. La seconda parte riguarda le richieste necessarie per vivere qui. Dacci il pane ogni giorno, perdonaci ogni giorno, come questo è importante, come noi perdoniamo ai nostri fratelli, sicché quando noi non riusciamo a perdonare, dobbiamo sapere che non siamo perdonati. Quindi i nostri peccati rimangono là, mucchiati sulla coscienza, sull'anima. Quando siamo noi a sbloccare, quando perdoniamo con tutto il cuore, basta, ho dimenticato. Io dissi a uno:
con fratello che mi avevo tanto perseguitato. Tu stai tranquillo, dovunque ti trovi, se dovessi avere necessità di aiuto, vieni perché io ti accoglierò a braccia aperte, come il più caro dei fratelli. Anni, 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 e la cosa è successa. Il Signore è grande. Lui può cambiare i cuori. Noi no. Allora che facciamo? Il triangolo. Noi diciamo, ma lui, e lui va a cambiare il cuore. No? Quindi siamo in tre. Signore, noi e l'altro. Che diventa allora fratello? Se tu chiedi il perdono per lui e glielo concedi tu, vuol dire che lo consideri non un nemico, ma una persona, figlio di Dio come te, peccatore come te. Allora Gesù torna a completare questo pensiero. Se infatti perdonerete agli altri, il Padre vostro perdonerà a voi. Se voi non perdonerete, quindi tutto il castello crolla, la casa si polverizza, la tua preghiera rimane là, muore, se tu non hai perdonato. Implicito è sempre l'amore verso il prossimo. Se amate, sarete capaci di perdonare. Non immaginate, ah, generoso, io perdono. No, se vuoi bene, se ami, se lo rimetti al suo posto di figli di Dio come te, allora sì, tu ci riesci a perdonare, altrimenti è impossibile. Questa è la grazia che dobbiamo chiedere al Signore. Non tanto, Signore, perdona a me, figurato, Padre nostro, Signore, dammi la forza di perdonare a tutti i miei fratelli, perché io li amo come tu ami me. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Sante Perpetua e Felicita. Nessuno più gridi delenta Cartago, vi splende gloriosa la luce dei martiri. Imperra per Roma Settimio Severo, assete di sangue d'ebrei e cristiani. Dovunque oppressi, trafitti, bruciati, giammai si piegano al culto pagano. Si tinge di rosso pur l'Africa nera, e il sangue innocente voluto da Roma. O Roma dei Cesari, vicina è la fine dei grandi trionfi sul Cristo che piange. Verranno dall'ovest, verranno dall'est, e solo rovine saranno le tue mura. Perpetua e Felicità, orrore del carcere e pena di morte vi costa la fede. Felicità aspetta fra poco un bambino. Persino i carnefici invano intercedono. Perpetua ha descritto l'orrenda prigione, l'arena affollata di belve feroci, i colpi violenti di fruste chiodate e corno e zanna che strappa e divora. Perpetua, pregando, ricopre se stessa e il corpo sventrato di Santa Felicità. La folla impazzita applaude al massacro. In cielo è già pronta la palma di gloria.